Indubbiamente abbiamo visto un bello spaccato di quella che è la creatività italiana anche nel campo del vino e anche nel campo di uno degli aspetti che è fondamentale del vino. Quest'anno abbiamo notato che c'è una tendenza minimalista nelle etichette, che peraltro è molto piacevole e soprattutto va un po' a svecchiare quella che è l'immagine tradizionale del design delle bottiglie da vino italiane. La semplicità, la chiarezza, la trasparenza, queste sono le vere tendenze del packaging che interpretano peraltro un bisogno della gente nei confronti dei prodotti. Mi ha colpito il fatto che nonostante veniamo da un anno molto pesante dove probabilmente le aziende si dovevano concentrare su altri problemi rispetto a quelli del packaging, comunque abbiamo visto ricerca nei materiali, nella dimensione delle bottiglie, nella forma delle bottiglie e quindi è stato sorprendente. È stato molto interessante vedere come differenti aziende approcciano a questa tematica, che poi è una tematica non solo estetica ma ovviamente anche commerciale, ecco, perché ovviamente il packaging, le etichette concorrono alla formazione di un'identità di prodotto e attraverso questo premio è emersa un'identità molto, molto positiva, molto forte delle realtà coinvolte. Beh, l'etichetta certamente sta un po' al centro di quello che io chiamo un ecosistema di marca, consente riconoscibilità e consente anche di trasferire un aspetto molto importante che è il significato. Io credo che nel mare magnum di informazioni che vediamo oggi e che abbiamo a disposizione oggi, la selezione delle parole per rendere i concetti in modo semplice e obiettivo è fondamentale. Anche la bottiglia significa questo valore aggiunto alla ditta, alla realtà vitivinicola da cui proviene. Sicuramente ci sarà molta più attenzione anche a un discorso di immagine. Adesso si consuma molto anche a casa, però ovviamente vendere in GDO e vendere tramite canali internet significa che la cantina deve investire molto di più nel packaging per avere l'effetto stand out. C'è stato veramente un ampio raggio di creatività che si lega un pochino anche a quella che è la creatività del contemporaneo.